Saputo che Freezer cospirava per distruggere il pianeta Vegeta ed eliminare così definitivamente l'intera stirpe Saiyan, Bardock, il padre di Goku, decise di andare ad affrontare Freezer da solo. È la tua fine, Freezer! Proprio mentre infuriava la battaglia, una navicella spaziale con a bordo suo figlio, guerriero neonato di basso livello, veniva lanciata nello spazio alla volta del pianeta Terra. È la tua fine! Che cosa? No! Questo ha segnato la fine dei Saiyan. Bene, sapevamo di poter contare su Freezer. Un momento, che cos'è quella capsula? Inquadrala sul monitor. Ehi, guardate, è un piccolo Saiyan. È diretto su un pianeta chiamato Terra, ai confini estremi dello spazio. Lo distruggiamo? Sì, certo. Lasciatelo andare. Questo territorio è affidato a Freezer. Dovrà sbrigarsela da solo ad estirpare l'erbaccia. Noi dobbiamo ancora invadere altri 7 pianeti prima che la giornata volga al termine. Resta il fatto che un Saiyan ci è sfuggito, anche se si tratta soltanto di un bambino. Questo rallenterà il nostro progetto di eliminare la stirpe Saiyan e conquistare l'intera area. Tutto per colpa di quell'uomo arrogante e borioso. Freezer prende sempre tutto con leggerezza.